Siamo al San Camillo, stupendo ospedale costruito negli anni 20 in 2 anni di cantiere. A tutt'oggi uno dei più prestigiosi nosocomi della città. Questa è l'uscita per i pedoni. Vediamo qual è il trattamento che viene riservato ai pedoni, ai parenti dei ricoverati oppure ai ricoverati stessi che vengono dimessi. Questa è l'uscita per i pedoni. Una macchina inserita all'interno dell'uscita. Per salire sul marciapiede non c'è nessuno scivolo, un'altra macchina in divieto non permette di passare. Questo è il passaggio pedonale per prendere il marciapiede dall'ospedale San Camillo Forlanini, uno dei più importanti ospedali della città. Qui iniziano una serie di vetture posteggiate lungo la Gianicolenza sul marciapiede, addosso ai muri dell'ospedale. Non c'è nessunissima contravvenzione, non c'è mai. Dopodiché il marciapiede si restringe enormemente, diventa largo circa 1 metro. Guardate se riuscite a vedere le condizioni di questo asfalto subito fuori dall'ospedale. Impossibile transitare con qualsiasi mezzo di soccorso, con una sedia a rotelle, ma anche con un semplice passeggino. Guardate la situazione, non si passa e se si passa ci si ammazza praticamente. L'ospedale è vicino d'altronde. Questa è la fermata dell'autobus, completamente ingombra di auto in divieto. Per aspettare l'autobus, i parenti dei malati, le persone che vengono a trovare qualcuno che è ricoverato, devono stare in mezzo alla carreggiata della Gianicolenza, appoggiati sulle macchine. Il marciapiede prosegue così per centinaia di metri, impraticabile, strettissimo, largo meno di 1 metro. Si è tagliato sostanzialmente il marciapiede, si è privilegiato l'aumento dei posti auto, si è diminuito lo spazio perché viene a piedi. È sostanzialmente impossibile accedere a piedi all'ospedale. Eppure in mezzo alla circonvallazione Gianicolenze c'è un comodissimo tram che fa una fermata proprio davanti all'ospedale, quindi non dovrebbe essere necessario per così tante persone venire in automobile. Ecco l'attesa dell'autobus in mezzo alla strada, una cosa da quarto mondo. Ecco il 791 che si ferma, si deve fermare, è costretto a fermarsi in mezzo alla strada. Così è combinato l'immediato esterno di uno degli ospedali più importanti della città.